Ciao raga, benvenuti in questa puntata di Martina on the road. Perché praticamente stamattina pensavo che delle volte vorrei dirvi delle cose che però non vi dico alla fine. Cioè, in senso, mi capita ad esempio mentre mi preparo di fare dei ragionamenti, dico cacchio, lo potrei dire in un video. E poi però quando faccio il video ovviamente le cose da dire sono troppe e mi dimentico tutto. Volevo raccontarvi in particolare di una cosa che mi è successa ieri. Praticamente ricevo delle critiche gratuite. Cioè, in senso, senza che io chiedo niente, la gente mi critica il mio fisico. Cioè, io mi chiedo, ma le persone si divertono a far star male altre persone? In senso, quello che mi ci fa rimanere male non è la critica di per sé, perché cioè io ce l'ho gli specchi a casa, mi vedo. E adesso, modestia a parte, raga, cioè mi faccio il culo in palestra, mi faccio il culo in cucina, cazzo, qualcosa de buono il mio fisico ce l'avrà. Allora, quindi non è quello che mi fa male la critica di per sé, perché forse in passato mi avrebbe fatto molto male, mi avrebbe portato a farmi cadere in una depressione, però adesso non più, perché ovviamente quei momenti li ho superati e adesso so. Cioè, quello che mi fa veramente rimanere male è il fatto che ci sono delle persone a questo mondo che godono quando le altre persone soffrono. Cioè, io è una cosa che non capirò mai questa. Non la capirò mai, perché nonostante non è la prima volta che mi succede di notare che ci sono delle persone appunto che godono sui dolori degli altri, cioè io ci rimango male, perché per me è una cosa che non sta in cielo né in terra. Cioè, ma come fai a godere di un dolore di un'altra persona, oppure a provocare un dolore perché a te fa star bene? Cioè, io, è questo quello che a me mi fa andare fuori di testa. Cioè, qui proprio si vede la poranza, è questa la poranza. Ciao poveri, sono questi poveri, le persone che godono dei dolori degli altri. Cioè, questi sono veramente i veri poveri con la Y finale di questa società. Cioè, io penso che, come dicevo prima, queste cose non mi finiranno mai di stupire, in senso che io mi rifiuto di credere veramente che esistano queste persone, però la vita mi sta portando più volte a realizzare che queste persone ci sono, e sono anche tante. Però fa niente, cioè avrei potuto dirgli migliaia di cose, avrei potuto ribattere sul suo fisico, che comunque, cioè, ma te sei vista? Cioè, scusate, però, cioè, non gliel'ho detto, perché io non sono fatta così, non sono una che cerca di fare tipo specchio riflesso, tu mi fai star male, allora anch'io, cioè no. Però un attimo ti viene da pensarlo, a solo pensarlo, per dire, ma te sei vista? Te? Che mi critica a me? Cioè, insomma, però ovviamente mi sono limitata a dire, cioè, mettetevi d'accordo, perché comunque una mi critica le gambe, quell'altra è le spalle. Penso, mettetevi d'accordo, cioè, cosa c'ho che non va bene, insomma, le gambe, le spalle, cioè, insomma, fatemi un'analisi completa, no? Cioè, tutto questo senza che io chiedessi niente, cioè, io stavo lì così e la gente mi parlava intorno. Cioè, vabbè, comunque, a parte questo, non è che ho bisogno del giudizio di altre persone per capire che così vado più che bene, insomma. Quindi, scusate se non sono stata molto modesta con quest'ultima affermazione, però quando ci vuole, nel senso, ecco, questo. Comunque, niente. Questo video mi è servito per sfogarmi, per raccontarvi un po' le cose che mi succedono tutti i giorni. Non è sempre tutto rose e fiori, cioè, fa ridere, questi non sono problemi, però sono cose che ti fanno un po' girare i coglioni, no? Però, insomma, ci
ci tenevo a raccontarvi così queste cose perché spesso, appunto, come dicevo prima, nei video mi scordo di dirvi queste cose. E poi, ecco, mi servono anche a me per sfogarmi. Niente, grazie per avermi fatto compagnia nel tragitto casa-lavoro. Sono le 7:47 e tra pochissimo dovrò entrare. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah raga, dimenticavo una cosa importante. Mi raccomando, commentate questo video, scrivetemi le vostre esperienze, cosa ne pensate, se avete avuto esperienze simili alle mie, come avete reagito. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Un bacio, ciao!